Si è aperto ieri all'Università il congresso provinciale della CGIL di Teramo, organizzato per il rinnovo degli organismi di direzione provinciale e nelle elezioni del nuovo segretario che prenderà il posto di Giovanni Timoteo, da 6 anni alla guida del sindacato teramano, che andrà in pensione a raccogliere la sua eredità con ogni probabilità sarà Pancrazio Cordone, attuale segretario della FP-CGIL. Al centro dell'incontro anche i temi di carattere regionale come la questione lavoro su cui il segretario regionale Ranieri ha tracciato un bilancio. Aumentata la disoccupazione in Abruzzo e si è ridotto fortemente il numero degli occupati, abbiamo meno 38.000 occupati rispetto al quarto trimestre del 2021 e meno 20.000 occupati rispetto al terzo trimestre sempre del 2021. E la situazione può essere spiegata proprio rispetto al tessuto industriale abruzzese. Se noi andiamo a vedere i dati vediamo una forte contrazione dell'occupazione soprattutto nel settore industriale e manufatturiero. E questo significa che ci sono tante aziende oggi che sono in difficoltà e lo diciamo da tempo, le aziende in difficoltà sono le piccole e micro imprese, l'Abruzzo è fatto da tante aziende che tra l'altro costituiscono il 56% dell'occupazione della nostra regione e sono piccole e micro imprese, queste imprese hanno difficoltà come dire, a veicolare l'innovazione digitale, a fare investimenti anche un po' per la contrazione del credito che c'è nella nostra regione, per cui quello che si deciderà in questo anno, nel 2023, costituirà un po' il futuro della nostra regione. Siamo molto preoccupati e servono le politiche industriali ed economiche adeguate. Presente all'appuntamento anche Riccardo Sanna, capo aree politiche di sviluppo CGIL nazionale, che ha fatto il punto sulla legge di bilancio approvata dal governo Meloni. La legge di bilancio non guarda assolutamente a creare nuovi posti di lavoro. Liberando i poveri da un sostegno pubblico si pensa che loro se la cavino arrangiandosi, ma non è così, non è mai stato così. Cioè, manca una visione, manca un vero sostegno al potere d'acquisto, ai redditi delle famiglie, ai redditi dei lavoratori, dei pensionati, manca un'idea di paese sul lavoro, sulla crescita del lavoro, sulla crescita dei salari e quindi anche dei consumi, della domanda. Insomma, a nostro avviso la manovra è povera e sostanzialmente inadeguata.